GP del Quebec, Peter Sagan fa 100 in volata. 100 vittorie in carriera da professionista. E il traguardo raggiunto ieri da Peter Sagan, fuori classe slovacco due volte campione del mondo, vincitore del GP del Quebec edizione 2017. Sulle strade di Montreal, il corridore della Bohrans-Grohe controlla la corsa insieme alla sua squadra, poi sbaraglia la concorrenza con una volata regale, che lascia a bocca asciutta i rivali Greg Van Avermaet, BMC, secondo, e Michael Matthews, Team Sunweb, terzo. Tra gli italiani, decimo Sonny Colbrelli, Bahrain Merida, undicesimo Diego Ulissi, UAE Team Emirates. Domani si replica con un'altra prova di un giorno di avvicinamento al Mondiale di Bergen. Il podio del GP del Quebec 2017. Fonte, Team DeWaele/Sport.com. Il Gran Premio del Quebec edizione 2017 si corre su un circuito di 12,6 km, da percorrere 16 volte, con diverse côtes disseminate lungo il tracciato. Si forma ben presto la fuga di giornata, composta da 4 uomini, Pierre-André Chiot con accento circonflesso T, Canada, Tyler Williams, Israel Kickling Academy, Tosh van der Sande, Lotto Soudal, e Baptiste Plancaert, Katusha Alpecin. Il quartetto al comando giunge a guadagnare addirittura oltre 9 minuti sul gruppo dei favoriti, prima che Bohrans-Grohe, Team Sky, Bahrain Merida e BMC si mettano a tirare per ridurre il gap, fino ad annullarlo nell'ultimo giro. Qui ci provano uno dopo l'altro i vari Saint-Debiet, Lotto Soudal, Kenny Elissonde, Team Sky, e Roman Kreutziger, Orica Scott, tutti stoppati prontamente dai compagni di squadra di Sagan. All'ultimo chilometro ecco lo scatto violento di Rigobert Urán, Cannondale Drapac, il colombiano che ha chiuso secondo in classifica generale l'ultimo Tour de France, ma neanche il suo allungo produce effetti, apparecchiando piuttosto la tavola per la volata finale. Sprint senza storia, perché Peter Sagan, Bohrans-Grohe, partito dalla quinta, sesta posizione, trova un'accelerazione impressionante, che lascia senza alcuna chance di vittoria il belga Greg Van Avermaet, BMC, e l'australiano Michael Matthews, Team Sunweb. Quarto Willermans, AG2R La Mondiale, quinto Wellens, Lotto Soudal. Centesima vittoria in carriera da professionista per Sagan, ormai pronto a difendere la maglia iridata anche in Norvegia. Sagan in 5 ore 00:31.